Partita per Danny Boy. Ed Daniel Hackett che va a ricevere il premio per il miglior giocatore della partita. Direi il miglior giocatore di tutte queste finali. Avevo 3-4 anni, papà giocava e durante la pausa di metà partita scappavo, entravo in campo e cercavo di rubare il pallone. Forse è stata la prima vera connessione con la pallacanestro. Esperienze fatte da bambino, i sogni che avevo di diventare un professionista mi spingevano sempre di più a dare il massimo per la pallacanestro. Sono fortunato ad essere qua oggi. Essere figlio d'arte porta parecchia pressione addosso, sai? Tutti si aspettano che tu debba seguire le orme di chi ti ha preceduto, però allo stesso tempo è anche una fortuna perché hai il sangue di chi è stato professionista, giocatore di basket, e il suo gene dentro di te. Sono un giocatore aggressivo, uno che farebbe di tutto pur di vincere la partita, è un giocatore che non ha paura di affrontare nessuno. Persona che sa essere se stesso, ma sa fare le cose necessarie per arrivare al top. Penso che ci sia modo di migliorare e portare il mio livello di gioco al piano di sopra. Quando parlo di piano di sopra mi riferisco all'America. Conto di poter tornare là e di giocare contro i più forti.